Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a febbraio. Come sempre, giù nell'info box troverete link di tutti i libri che vi mostro, sono link affiliati ad Amazon. Per voi non cambia niente, non ci sarà nessun sovrapprezzo sugli ordini che fate tramite questi link, semplicemente io avrò una piccola percentuale che poi utilizzerò per il canale. Detto questo, è una cosa che di solito dico alla fine, ma mi sento di dirla all'inizio. Se questo genere di video vi piace, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere, ma mi supportate anche in quello che faccio. Detto questo, partiamo con le letture. Allora, il primo libro che vi mostro è Lois la strega, un libro edito Elliot, un libro che io ho visto e rivisto in molti video di YouTube di altre ragazze e che mi incuriosiva molto. Sapete che io adoro tutto ciò che riguarda streghe, stregoneria, magia, Salem, sia per quanto riguarda la storicità degli eventi, ma sia proprio anche per quanto riguarda racconti fantastici. Quindi è proprio un genere che a me ispira molto e quindi ho voluto acquistare questo libro. 10 euro è il prezzo di copertina, sono poche pagine, perché sono 122 pagine, però ho voluto prenderlo. Di che cosa parla? Allora, intanto è una storia ambientata nel 1691, Lois è la protagonista che rimane orfana di entrambi i genitori, rimane completamente sola in Inghilterra. Lois ha degli zii che vivono in Inghilterra e sua madre, in punto di morte, fa promettere a Lois di andare appunto in Inghilterra dagli zii a chiedere asilo, a chiedere aiuto. Lois quindi intraprende questo viaggio e appena arriva in America si trova spaesata, perché è un mondo completamente diverso dal suo, culture completamente diverse dalle sue, quindi rimane proprio spaesata. Raggiunge poi la casa degli zii, non viene accolta come sperava, anzi per niente. La zia, soprattutto per motivi religiosi, è molto ostile nei suoi confronti, i suoi cugini non sono meglio della zia, diciamo così, sono dei mezzi matti. L'unico un po' meglio è lo zio, che però quando arriva lì questo zio è in fin di vita. Perché si chiama Lois la strega? Appunto perché siamo nel periodo dove c'era il boom della caccia alle streghe, quindi questo vi farà un po' intuire il senso del libro. È un libro che nonostante queste poche pagine io ho fatto fatica a leggere, ci ho messo tanto tempo per farvi capire questo che è di 600 pagine, questo 122, io ho messo lo stesso tempo per leggere questi libri, quindi questo mi fa capire che non è stata una lettura che mi ha preso completamente, ecco, diciamo così. L'ho trovato un pochino noiosetto in alcuni punti, mi aspettavo qualcosa di meglio, nonostante la storia che mi ero immaginata, perché si intuisce molto come va questa storia, insomma me l'ero immaginata così, però non lo so, c'è stato qualcosa che non me l'ha fatto piacere del tutto. Ho dato 3 stelle a questo libro e non saprei neanche dirvi perché, però è una lettura che non vi consiglio più di tanto, ecco, mi ha fatto un po' rimanere così, interdetta. Questo librone invece mi è piaciuto tantissimo, 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 preso un po' a scatola chiusa perché non ne ho sentito parlare da nessuno, mi sono imbattuta in questa copertina, secondo me anche un po' bruttina, ma nel suo trash mi attira questa copertina e ho letto un po' la trama e l'ho acquistato così un po' a scatola chiusa e mi è piaciuto tantissimo. Il titolo è Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall. Questo qua è edito da Segreti in Giallo Edizione Pombe, una casa editrice che non ho mai sentito. Il prezzo di copertina è di 24 euro, io avevo uno sconto quindi l'ho preso scontato, e sono 564 pagine che scorrono benissimo. La scrittura di questa autrice è meravigliosa, perché intanto vi fa immergere dentro la storia, vi ci catapulta proprio, e poi ha una scrittura super scorrevole, cioè queste 600 pagine quasi veramente non pesano. L'ho letto con molto 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 piacere. È una storia complessa e infatti ho avuto un po' di difficoltà
Mettere insieme le idee per potervelo raccontare, devo essere sincera, è un young adult paranormal fantasy, ma che poi diventa molto dark, molto cupo. Ci sono delle scene forti e non me l'aspettavo, devo essere sincera, non mi aspettavo che questo libro girasse in questa maniera. Di che cosa parla? Allora, intanto siamo a Mon Valley, è una città che si è inventata l'autrice, un po' su ispirazione da Salem. Questa Mon Valley è una cittadina fondata da delle streghe alla fine del 1600, dove iniziano ad esserci delle morti misteriose, degli omicidi. Olivia è una delle eredi di queste famiglie fondatrici, e però ha dei problemi con la magia. Sembra non riuscire ad accedere a questa antica magia della famiglia che potrebbe appunto aiutarla a capire e a sconfiggere queste cose che causano questi omicidi. A un certo punto i suoi poteri impazziscono, lei appunto deve riuscire a trovare il senso di questi omicidi, capire perché avvengono. Avrà un aiuto dei suoi amici, quindi sarà un gruppetto di ragazzi. È una storia dove abbiamo streghe, fantasmi e fate, ma è una storia anche molto originale. È una storia molto complessa, molto complicata, che va anche seguita perché tutti i tasselli piano piano tornano al loro posto e mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, soprattutto per queste tinte molto dark che non mi aspettavo in questo libro, devo essere sincera. E mi sono piaciuti i personaggi. Ci sono stati dei colpi di scena, delle morti, delle cose che non mi aspettavo. Ve lo consiglio vivamente. So che è un prezzo un pochino altino, ma secondo me li vale tutti, quindi super consigliato. Altro libro che ho letto è questo, che è L'Uomo di Ferro. È un libro che io ho messo in vendita su Vinted, troverete il mio Vinted e quello di mia sorella giù nell'info box perché non mi è piaciuto, mi ha un po' deluso. 8 euro è il prezzo di copertina, qui dice dai 9 anni, appunto un Oscar Junior. Allora, a parte come fine questo libro, sul sito quando l'ho comprata c'era scritto 150 pagine, invece ne ha solo 54, comunque vabbè. Detto questo, non so se voi avete visto il film, il cartone animato Il Gigante di Ferro. Io l'ho visto ed è un cartone animato che consiglio sia a bambini che agli adulti. È bellissimo, mi ha fatto piangere tantissimo, è una storia di amicizia commovente, veramente molto molto bella. E questo appunto è il libro da cui è stata tratta quella storia, quindi mi aspettavo comunque a grandi linee quella storia. La storia è completamente diversa. Abbiamo sì il gigante di ferro e abbiamo il bambino. Praticamente questo gigante di ferro cade sulla terra, il bambino lo trova, lo vede, però la storia qua è completamente diversa, ma veramente diversa. Gli umani cercano di rinchiudere, di imprigionare questo gigante di ferro. Veramente brutta, soprattutto a un certo punto verso il finale, non ha senso. È una storia bruttissima, per quanto mi riguarda, bruttissima. Non vi dico di più perché è un libro talmente piccolo che praticamente ve lo racconterei tutto, ma ecco, meglio il cartone animato. Poi se volete togliervi lo sfizio di leggerlo, ve lo consiglio, però anche no, per quanto mi riguarda, sono rimasta molto 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 delusa. Altro libro letto che avevo in wishlist da comprare da anni e sono riuscita a comprarlo perché l'ho trovato a 2 euro invece che a 9,90, è La Custode degli Spiriti, edito Fazio Editore. Questo è un libro di cui non avevo molte aspettative, ma che poi alla fine mi è piaciuto. Non è uno dei miei libri preferiti, ma comunque si è fatto leggere e mi ha fatto passare dei buoni momenti, ecco, diciamo così. La scrittura è scorrevole, l'ho letto molto volentieri. Praticamente questa storia si svolge all'interno di Claysville, che è questo paesino che in antichità appunto ha fatto un patto con il diavolo. Il paese praticamente vive in prosperità e serenità in cambio di alcune cose. Intanto gli abitanti di questo paese si sentiranno a casa solamente in questo paese, saranno legati per sempre a questo paesino e poi ci deve essere una custode degli spiriti.
Questa custodia degli spiriti deve prendersi cura dei morti in modo che questi non ritornino sulla terra. La custodia degli spiriti è sempre una donna e svolge questo compito insieme all'impresario funebre, che è sempre un uomo, e questi due saranno comunque sempre legati. Questo libro inizia con la custodia degli spiriti che muore e lascia in eredità questo compito in eredità alla nipote, che non vive più a Claysville e che appunto proprio per il funerale deve tornarci. E questa scopre appunto che è l'erede di questo compito e che deve imparare anche alla svelta che cosa deve fare e che cosa comporta questo compito insieme all'impresario funebre, e alla svelta perché iniziano ad esserci degli omicidi e fantasmi, persone che ritornano dall'aldilà. Quindi anche qua è una storia abbastanza dark, ci sono questi omicidi, c'è questo mistero che va a risolversi piano piano. Mi è piaciuto, anche se devo essere sincera, la storia proprio vera e propria si va a sviluppare un po' in fondo, ecco. Secondo me tante cose sono un pochino inutili all'inizio del libro, avrei voluto diciamo un po' più di azione da subito, invece la storia sembra un po' statica per un certo periodo di tempo. In ogni caso, appunto, ripeto, non è il mio libro preferito, ma è un libro che si è fatto leggere in tranquillità e che vi consiglio, soprattutto se lo trovate scontato come è successo a me. Gli ultimi due libri sono di Margaret Atwood. Ho letto questi due libri che avevo in libreria acquistati da tantissimo tempo. Ho letto Il racconto dell'ancella e poi subito dopo I testamenti, che appunto è il seguito del racconto dell'ancella. È edito tutte e due da Ponte alle Grazie. Il prezzo di copertina per entrambi, per questo è 16,80, questo è 18 euro. Allora, non so se voi avete visto la serie TV, mi sembra si trova su Amazon Prime, che è Il racconto dell'ancella, una serie TV che a me piace molto, ben sviluppata, mi piace molto, ecco, quindi vi consiglio quella serie TV. Allora, il libro diciamo che è preso, segue abbastanza la prima parte della serie TV, la primissima parte, finisce in modo diverso, non è uguale, però ha tante cose in comune. Siamo in questo mondo distopico dove c'è stata appunto, mi sembra, una guerra nucleare. Sì, il mondo è stato devastato da radiazioni atomiche e praticamente gli Stati Uniti sono diventati uno stato totalitario che si chiama Gilead. I bambini non nascono più, c'è questo problema dove appunto le donne sono diventate sterili oppure nascono dei bambini deformi, e in questo posto, a Gilead, abbiamo diverse figure. Abbiamo i comandanti, che sono uomini. Tutto praticamente è un... questo Gilead, comandano gli uomini, le donne non contano niente, le mogli dei comandanti se ne stanno in casa a ricamare, non ho ben capito a che cosa servono, comunque se ne stanno lì. E poi abbiamo queste figure, abbiamo le Marte, che sono un po' come una specie di golf, e le zie, che controllano tutto, controllano le ancelle, e queste ancelle vestite di rosso, che sono queste donne fertili che vengono date a queste famiglie e vengono costrette a rimanere incinte. Dopo aver partorito, il bambino rimane al comandante e a sua moglie, e questa ancella viene trasferita da un'altra parte. È una storia molto bella, scritta bene, devo dire però dovete essere un po' nel mood, perché è una storia scritta in prima persona, cioè si seguono molto pensieri di questa ancella o Fred, che per la maggior parte del tempo è sola e non fa niente perché non può uscire dalla stanza, e quindi bisogna essere un po' nel mood di questo tipo di racconto. È un po' pesante in alcuni punti, non noioso, ma pesante proprio per i contenuti, anche per il fatto che lei è questo, sforna questi pensieri uno dietro l'altro, ma nonostante questo è un libro che a me è piaciuto, ho dato 4 stelle, è un buon libro. Il secondo libro invece non è il continuo della storia di Ofred, ma è come se appunto fossero stati ritrovati dei diari, e seguiamo 3 storie. Uno che è il racconto della zia, di una zia,
che è un po' la capetta di tutte le zie. Poi seguiamo il racconto di una bambina cresciuta a Gilead e il racconto invece di un'altra bambina cresciuta al di fuori di Gilead, che però comunque sarà legata a questo posto. Anche questo mi è piaciuto. Forse rispetto al primo mi è piaciuto un pochino di più, semplicemente perché è meno, l'atmosfera è meno opprimente, c'è meno senso di solitudine e di pesantezza rispetto a questo, che appunto è il racconto dell'ancella, quindi non può essere un bel racconto. Nel mood in cui sono ora, soprattutto in quello che sta succedendo nel mondo, ho trovato abbastanza difficile immergermi in un libro un po' pesante, di contenuti così pesanti come questo. Questo mi è risultato un po' più facile, ecco. Ma detto questo, ripeto, non ho trovato nessuno dei due noiosi, sono tutti e due dei bei libri che consiglio. La scrittura della Atwood è una scrittura ottima, che è molto scorrevole, è facile da capire, ed è appunto una scrittura che io apprezzo. Di questa autrice voglio leggere anche Il canto di Penelope, che è un libricino piccolino che però mi ispira molto, anzi se l'avete letto fatemelo sapere. In ogni caso questi due libri ve li straconsiglio. Ok, quindi questi sono stati i libri che ho letto a febbraio, fatemi sapere che cosa avete letto voi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!